Salve a tutti. Questo video, come vedete da quello che ho scritto sul piano di lavoro di Lightroom, è dedicato ai primi passi con i tracciati di Lightroom e l'utilizzo dei nodi. Questo per cosa? Perché non molti conoscono questo, specialmente diciamo, i neofiti del programma e dell'elaborazione dei tracciati di Lightroom, non certo i professionisti, i quali sicuramente ne sanno molto più di me. Però può essere d'aiuto a chi vuole fare delle forme personalizzate, per quanto riguarda gli oggetti che vuole creare e così via. Per esempio, quello che voglio far vedere oggi è come costruire un piccolissimo disegno personalizzato, che altro non è che magari un, in questo caso io ho fatto l'ipotesi di un crest. Crest sono quegli scudetti, chiamiamoli come vogliamo, che servono sono decorativi, commemorativi e così via. Ho preso questo solo perché è molto semplice da realizzare e per spiegare un po' il concetto del progetto in sé. Ecco, come possiamo vedere, il crest è praticamente una forma che assomiglia a un triangolo con alcune smussature che possono sembrare archi di cerchio. Infatti, per fare questo modellino, ho proprio utilizzato un triangolo e due cerchi. Adesso vediamo, abbandonando questo e partendo proprio da zero, come fare questo progetto che sarà mostrato qui identico, ma sarà simile anche perché poi le variazioni potranno essere un po' diverse rispetto proprio a questo, quindi non sarà preciso questo, ma sarà molto molto simile. Vediamo come si fa. Apriamo un progetto nuovo. Allora, abbiamo detto prima che abbiamo bisogno di due archi di cerchio e di un triangolo. Per gli archi di cerchio è molto semplice. Prendiamo due cerchi, facciamo da 40 millimetri di diametro, prendiamo il primo, lo andiamo a selezionare, facciamo duplica e li affianchiamo. Ok, per fare il triangolo come facciamo? Allora, c'è una funzione che non è molto conosciuta su Lightburn che è in una finestra che si chiama proprietà forma. La vediamo poi qua, in questi vari tab, ci sono le proprietà della forma. Proprietà della forma cosa fa? Per esempio, io avevo detto che avevo bisogno di un triangolo. Triangoli non ne abbiamo, abbiamo quadrati, cerchi e poligoni. Seleziono un poligono e lo vado a posizionare sul piano di lavoro. Vedete che qui si apre, nella scheda proprietà della forma, alcuni parametri tra cui la larghezza, l'altezza e i lati. Questo è un esagono, a noi ci interessa un triangolo, per cui andiamo a mettere lati numero 3 e vedete che è già comparso il triangolo. Abbiamo detto che abbiamo fatto questi di diametro 40, quindi io voglio che la larghezza del mio triangolo sia 80 e l'altezza facciamo il doppio 160. Ok, lo andiamo a selezionare e lo andiamo a posizionare qua. Allora, dobbiamo allargarlo un pochettino perché ho fatto male i conti, in modo che mi venga più o meno in questa. Ecco, come vedete, ora abbiamo quello che è già una specie di forma di crest, perché 1, 2, 3, 4. Per il momento è ancora una forma abbastanza grezza, perché se vogliamo non è il massimo della precisione, ma ci arriviamo. Come? Utilizzando poi quelli che sono i tracciati. Un'altra opzione che ci può dare Lightburn è utilizzare questi, cioè io seleziono tutte le forme e poi qui ci sono degli operatori booleani, dove c'è per esempio l'unione booleana,
ma come vedete non viene quello che io sto cercando. Gli altri due nemmeno me li fa fare, che un altro è l'unione booleana, quello salda tutte le forme, questa è la differenza, quindi la sottrazione booleana, ma nessuno di questi fa il caso nostro. Quindi cosa facciamo? Molto semplice, noi selezioniamo tutte le forme e andiamo a convertirli in tracciato. Allora, tracciati cosa sono? Faccio un esempio qua. Per esempio questo è un rettangolo, questo è un cerchio, seleziono tutti e due, converto in tracciato e poi con questo mi fa vedere cosa sono i tracciati. I tracciati praticamente sono praticamente il contorno della nostra figura. E ci indicano alcuni punti interessanti. Questo praticamente è l'origine, da dove parte e finisce il tracciato, dove si chiude il tracciato, e questi sono punti intermedi dove il tracciato cambia forma. Questo per quanto riguarda il quadrato, una forma quadrata. Per quanto riguarda la forma rotonda, invece abbiamo, forse se l'allargo viene meglio, si capisce di più. Sono praticamente quattro segmenti dove praticamente ogni pezzo è un arco di cerchio. Quindi praticamente se io voglio eliminare questo pezzo, posso eliminare anche solo questo, come avete visto, basta che calco, posiziono il cursore sul tracciato e calco la D di delete, quindi distruggi se vogliamo parlare in italiano, e faccio questo pezzo, mi elimino questo pezzo, idem per questo, e quindi possiamo lavorare in questo modo. Poi cosa succede? Per quanto riguarda questo, io posso distorcerlo, allargarlo, farlo venire internamente, cioè abbiamo tante possibilità. Con Ctrl Z ritorniamo sempre alla forma principale. Possiamo anche fare delle forme in questo modo, molto semplicemente. Vedete come si correggono bene. Se avete delle forme da progettare, potete usare questi. Lo stesso per quanto riguarda il cerchio. Guardate qua le possibilità infinite di modificare un cerchio secondo i vostri usi e gradimento. Allora, cancelliamo queste due figure che non ci servono più e ritorniamo al nostro crest. Abbiamo detto che abbiamo praticamente questa figura e vogliamo fare il crest. Allora, innanzitutto abbiamo visto che l'abbiamo convertito, selezioniamolo tutto e andiamo a vedere quali sono i nostri segmenti. Quindi abbiamo questo che possiamo tranquillamente cancellarlo. Poi dovremo intervenire su quelle parti del cerchio che non ci interessano, quindi ci posizioniamo qua, ci posizioniamo qua, ci posizioniamo qua, ci posizioniamo qua. E vedete che già abbiamo fatto un bel lavoro, però non è ancora tutto. Perché non è ancora tutto? Non è ancora tutto perché ha una forma molto molto diversa da quella che abbiamo visto all'inizio. Innanzitutto c'è questo pezzo che eccede rispetto alla sagoma, idem questo. Allora, non siamo ancora al massimo perché ci sono queste parti dei due cerchi che praticamente noi dovremo andare a eliminare. Allora, cosa facciamo? Andiamo a selezionare quelli che erano una volta cerchi, vedete, andiamo sul tracciato e nella interferenza, cioè nella congiunzione tra il triangolo e il cerchio, andiamo a mettere una I, inserisci, e
vedete che ci ho messo un cerchietto verde. A questo punto qui mi posiziono a metà tra queste due maniglie, questi rettangolini sono maniglie, calco lì e mi ha tolto quella parte in eccesso. Stessa cosa andrò a fare dall'altra parte, seleziono quest'altra parte di cerchio, vado a vedere dove si intersecano cerchio e triangolo, andrò a posizionarmi sulla linea, il punto in cui si intersecano, e poi con D vado a cancellare questa parte. Ok, allora questo l'abbiamo visto, adesso abbiamo questa forma che non è ancora una forma, così dire, molto bella, non è simile a quell'altra quasi per niente. Ecco, una cosa che faccio in questi casi è dividere in due, tanto una forma simmetrica. Perché? Perché se io vado a lavorare sul, diciamo, il tracciato, da una parte devo fare una forma simmetrica, difficilmente riuscirò a farla completamente uguale a quella precedente. Per cui cosa faccio? Quindi cosa faccio? Voglio mantenere solo questo segmento, perché poi lavoreremo su questo e poi vedremo come lo duplichiamo. Quindi seleziono tutte le forme, vado a lavorare il tracciato facendo cosa? Una D su questa parte, mettendo il cursore sul percorso, sul tracciato, una di qua e una D la mettiamo qua. Quindi questo adesso è il nostro metà crest, la metà sinistra del crest. Cominciamo a lavorarla e vogliamo per esempio di qua andarla a fare quest'arco in questo modo. Questo possiamo alzarlo, abbassarlo. L'importante è che rimaniamo sulla stessa direzione del punto terminale. Volendo questo possiamo anche alzarlo un po', diminuire la curvatura. Dopodiché questa è la nostra metà. Facciamo un bel duplica. Ribaltiamo il segmento. Andiamo ad unire l'altro e abbiamo fatto il nostro crest. A questo punto qui possiamo fare un raggruppa gli elementi e praticamente adesso è un tutt'uno che possiamo spostare tranquillamente. Ecco, questo è come si possono fare queste forme. C'è da sbizzarrirsi, uno può fare quello che vuole. Magari se nei commenti, se avete qualche richiesta, qualche domanda oppure qualcosa che non è stata spiegata bene, non fate altro che dirlo. Grazie a tutti e alla prossima.